Buonasera, amici del tubo. È tempo di finirla, è tempo di provare a finirla perché non credo che giocherò in un colpo solo tutto questo episodio che sarà abbastanza intenso. Comunque, riassunto delle puntate precedenti per l'ultima volta, anche se non lo sarà, dato che c'è già 400 Days disponibile e prima o poi arriverà la seconda stagione di The Walking Dead, a cui molto probabilmente giocherò. Hanno rapito la nostra povera Clem. Quel bastardo di Sean Connery, sponsorizzato da Simon Links, ha contribuito a rapire la povera Clem, che ora è nelle mani di un pedofilo obeso che parlava attraverso walkie-talkie. Perché, come sappiamo, i pedofili obesi sono anche dei gran vigliacchi e non si presentano davanti alla porta, anche se forse in realtà si è presentato, ma dalla parte opposta, cioè dal retro, dal giardino. Ma non era obeso, quindi non sono sicuro che fosse lui. Dalla voce, dal walkie-talkie sembrava molto obeso, quindi almeno mi ha dato questo input cerebrale, e siccome io ci azzecco sempre e The Walking Dead mi ha sempre confermato questa mia indole, sì, è vero, sono morti tutti quelli che mi piacevano, ma moriranno anche quelli che non mi piacciono, che adesso saliranno sulla pasta barca senza di me. Non vi porterà fortuna, non vi porterà fortuna. Io di fortuna non ne ho già più perché sono nella merda fino al collo, ma devo salvare la povera Clem. Ecco, è un riassunto delle puntate precedenti. Devo salvare la povera Clem, punto e basta, ovunque essa sia. E siccome sono stato morso esattamente qui, non so se si vede, ho anche poco tempo, i minuti contati, e quindi è meglio che ci sbrighiamo. Sono abbastanza ansioso, non so cosa vedrò. O più che altro non voglio vedere cosa vedrò, che è peggio. Fa anche un caldo boia. E non mi piace questa cosa perché non penso bene col caldo, sono come i troll che pensano meglio quando sono in luoghi molto freddi. Ok, perché eri tu il narratore lì, anche negli altri? Non torneranno. Doug! Ci fossi stato tu, Doug! Anche se è stata colpa tua che hai riattivato il walkie-talkie di Clem. Ma io ti perdono per queste cose. Hai pagato troppo rispetto a quello che hai fatto. Mentre Ben ha pagato troppo poco. Avrebbe dovuto soffrire un po' di più. Perché questo interesse per la ferrovia? Abbiamo confermato al pedofilo che eravamo quelli sul treno, con cui lui ha parlato attraverso walkie-talkie. Sì. Non è bello, non è bello, non è assolutamente bello tutto ciò. E voi ve ne siete andati? Figli di puttana, ve ne siete andati? Eh? Certo, di come no. Io ho fatto del bene a tutti voi. Se non ci fossi stato io fin dall'inizio di questo gioco, a parte che non ci saremmo mai conosciuti, non avremmo passato dei giorni meravigliosi insieme. Figurati, ma sareste morti immediatamente. Senza di me, sono un professore di storia, sono utile, soprattutto in caso di ricostruzione della società post-apocalittica. La storia è importante. Sì, io parlerei già al passato. In base alle scelte che tu hai fatto. Oh, siamo tornati al pasta treno. Pasta treno ci hai servito con fedeltà. Ah, Bernie, arrivano gli get out zombie. here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Are you all right? Where are you? Oh, uno Vernon, son of a striscia. Chi bitch. striscia Where non have you taken inciampa her? con me, diceva certa gente. È il pedofilo obeso. È quello che ho scelto. Meno male che te lo ricordi, gioco, perché le altre erano. Io ho fatto del male alla gente che se lo meritava. Tutto ciò è molto curioso. No, non fare la faccia triste lì. La troverai, altrimenti bisognerà fare un finale discreto. Fottiti! Tieni duro, Clem, è meglio. Molto più eroico. Sì, perché hai poco tempo lì, sbrigati. Ciao lì, quanto sei triste, mannaggia. Chiudere la porta è già un'ottima cosa. Bravo, sei molto intelligente lì. Hai imparato in questi 5 episodi. Io te la riapro così muori subito. No, non è il loro stile.
Hai mai visto uno zombie pazientare? Non sono esseri molto strategici. E posso anche capire perché, magari. Oh, refrigeratore. Non riesco neanche più a parlare, fa troppo caldo. No, niente lì. Posso fare la voce di Dab Fener. Niente lì. Se vuoi rivedere Clementine. No, vabbè. Non devo sprecare tempo. Hai ragione lì, non devo sprecare tempo, sono nervoso. Oh, aria. Ah! Pelati? No. Fagiolini? Neanche. Cos'è sta cosa alla lavagna? Non ne ho idea. Va bene. Come scrivere una lettera commerciale in inglese, probabilmente. A occhio, è da quello che riesco a dedurre. Che è sta cosa? Rib spread. È una cosa talmente strana che non l'avete neanche tradotta. Spreader. Grosses meal. Sì, anche a me. That's gross. Ma io lo prendo lo stesso. Lo useremo soltanto su Vernon. Quindi non ti preoccupare. Niente, ma mi avete lasciato qualcosa, porca. Porca zomba. State cercando di suggerirmi qualcosa? No, perché non ho capito. Non voglio capire. Una scala. Questa non è una scala. Come... No, ma è il nome tecnico scala? A parte che non saprei neanche trovare un nome tecnico per questa cosa se non mini gru. Ma non è molto tecnico. No? Ah, l'abbiamo preso il rib spreader, meno male. Rib vuol dire costola, quindi spreader è un divaricatore di costole. Ha per le operazioni a cuore aperto. Non credo di poterne fare una da sola su me stesso. E poi non ho bisogno, non ho problemi di cuore. Non devo sostituire nessun organo al momento. Ecco, ho capito per cosa dovrò usarlo. Buono. Tic tac, presto. No hesitating. You only got 4 minutes available. Brutta canzone, perché ho pensato a quella? Perché? Tranquillo, lì, sono normali scene. Evita la pistola e utilizza questo meraviglioso strumento chirurgico che per una volta si troverà utilizzato anche. È perfetto. Io non lo utilizzerei neanche più come strumento chirurgico. Questo è un apriascensore. Ho trovato un punto in comune fra esseri umani e gli ascensori. Non pensavo che nella mia vita sarei riuscito a dedurre certe cose. Bravo, bravo. Oh. Oddio, su. È già finito. È il capitolo più breve di The Walking Dead. Se devi andare da qualche parte lì, forse è meglio che. Oddio, una brutta cosa questa. Ah! Non c'è più tempo. Non c'è più tempo per tenere il tuo braccio, mi sa. Su, risvegliati lì, per favore, eh. Non c'ho tutto il giorno. È quasi finito il giorno. È un quarto alle 10 di sera. Lì. Vuoi che ti premo per simpatia un po' di Q? Un po' di cibalgina Q. No. Però non mi dispiace, visto che siamo i primi di agosto a questo ambiente, perché mi tiene fresco mentalmente, mentre in realtà sto morendo di caldo. Ma è stato un attacco, un piccolo attacco lì, non ti devi. No, 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 no. Lì, quella è carta igienica, non può aiutarti. Quindi, voi davvero volete che io l'ultima mia amputazione venga andata bene, per motivi igienici, lo ripeto, perché io avevo fatto tutto secondo le regole
Ho studiato con un coupon per corrispondenza, chirurgia. Dicevano, per amputare bisogna separare un arto in due tronconi, quello che io ho fatto con l'ascia. Poi, se quel professore era poco collaborativo, beh, quella è stata la sua condanna, perché io ho fatto tutto quello che mi era stato detto di fare in base ai miei studi, che sono studi di storia e letteratura, e vi assicuro che nel Medioevo si amputavano un sacco di cose. L'ho imparato anche nel Trono di Spade, che comunque è ispirato alle meccaniche medievali, e quella gente sembra che stia in fila per salire sulla metropolitana, ma... beh, io lo osservo, tante cose carine, sono oggetti interessanti. Mi sto così, c'ho il singhiozzo dall'altra. Ah, così. Spostati. Lì. Spostati dove? Braccio tagliato. Non riesci neanche. Il gioco è talmente in ansia che non riesce neanche a darmi delle scelte logiche. Braccio tagliato. Oppure spostati. Oddio. Ma è il braccio sinistro. Io sono mancino. È 3 giorni fa ho visto un episodio del Trono di Spade dove è stata amputata una mano e ho goduto come un porco. Non fosse che nell'episodio successivo ho sofferto per il senso di colpa perché il Trono di Spade è così, è fatto così, guardatelo. Ma io sono questa mano. Sono mancino. Perché proprio... Per il 90% delle persone non è niente separarsi del braccio che non è buono, ma siccome c'è un 10% di mancini a cui dà molto fastidio separarsi dall'amatissimo braccio sinistro, che ha fatto tante cose divertenti, no, non è etico. Non è etico. Ok, che può succedere, qualunque braccio, dipende dai casi. Tu, cretino, hai esposto il tuo braccio sinistro così di fronte a un pericolosissimo cestino di rifiuti che nascondeva improvvidamente uno zombie. Ma non avete un'altra papera a cui farmi sparare? Questo è il braccio mio, il braccio di Lee Pastfroda. È utile! Vabbè, ho capito, tanto altrimenti non ho... Oddio, che ansia. Fai tutto te, eh? Sì, io sto guardando, ho visto tante volte Solo Enigmista e Hostel, ecco, la telecamera dal morto la preferisco, a parte che a quest'ora il virus si potrebbe benissimo già essere espanso a tutto il corpo, ma One, canzone degli O2, fai tutto te e non guardo, fai tutto te lì, tranquillo, non succederà niente, non ti vedo pronto, vigliacco. Ecco, this is going to hurt. Sì, yes. And my feelings also. Sono una persona sensibile. Una gamba è poca cosa. Un braccio è importante. Soprattutto per una persona che gioca ai videogiochi, il braccio è fondamentale. Potreste tagliarmi la testa. Poi il braccio sinistro. Vabbè. Sfumatura alta, eh? Sopra o sotto il polso, come disse Hannibal Lecter. Questo farà molto male. Mostro volante a forma di spaghetti, io non so cosa ho fatto per meritare tutto questo. Sono la persona più buona di tutto The Walking Dead, secondo me. Mostro volante a forma di spaghetti. Io confido, io ho fede in te e nella tua bontà. Ma io questo non lo merito. Mostro volante a forma di spaghetti. Potrei passare davvero al dio dei maccheroni. O alla teiera di Bertrand Russell. We only got 4 minutes to save the world. Va bene, ho capito. Che cosa immediata che è stata? L'osso? L'osso? È come 127 ore. 127. Ah, James Franco. James Franco, tu ce l'hai fatta. Tu ce l'hai fatta. Ce la farò anch'io. Non guarda, non devi guardare, porca, perché fai guardare a me allora? Basta, doppio amore. No, che brutta l'immagine del braccio che cadrà. No, togli l'orologio, porca di una troia, lì, togli quell'orologio, ma vengono col no, non mi piace. Perfetto, è finita. È finita.
Ma l'hai salvato il gomito, no? Porca troia, li dovevi salvare il gomito! L'articolazione! Io spero che tu l'abbia fatto. Senza articolazione, la protesi farà. Ah, proprio in tempo sei riuscito. È un buon finale. Ah, no, non è finito. Sono da solo, tra l'altro. 6% delle probabilità sono quelle dei giocatori che hanno concluso il quinto capitolo con soltanto Lee. Merda, sì. Portati dietro il braccio, legatelo al collo. Portatelo dietro, per favore. È il mio braccio. Portatelo dietro. Riesce sempre a infilare la battutina lì, anche quando ti taglia un braccio. Speriamo che funzioni. Dov'è il conto della famiglia che dovrei sottoporre ai genitori di Clem? Penso che vorrei aggiungere 4 milioni di dollari per il mio braccio. Ma potevi salvare l'articolazione. L'articolazione del gomito. Guarda, ma che troppo alta la sfumatura lì. Troppo alta la sfumatura lì. È troppo alta la sfumatura. Ti perdi il gomito, è importante. Una protesi sarebbe stata molto utile. Tu ti neghi il diritto alla protesi. Vabbè. Vabbè. Babbo. Non sono contento, eh. Non so se si è capito, ma io non sono contento per quello che sta succedendo. Piano B, non ce l'abbiamo il piano B, non abbiamo mai avuto un piano B in tutto The Walking Dead. Mi stai prendendo per il culo, videogioco. Cosa triste, che immagine triste lì. Senza l'articolazione del gomito. Guarda, guarda, che disastro. Qua nessuno te può aiutare. Capito? Adesso va a bucca dentro. Su. Stavi già usando solo quell'altro braccio. Ah, un po' di dignità. Scala. Ti manca già il tuo braccio, a me sì, moltissimo. Era il mio braccio buono. I am still in a dream. Pasta frolla. Da, 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 da. Tanto sei messo male lì. È un bene che stia. Che è successo? È un bene che stia per finire tutto. Someday you'll go. Through the rain, someday you kill that motherfucking band. It's a year that tries to survive for a third single day. Ah, è finita. Cazzo! E mo? Posso salire? Lì dovresti tenerlo sul braccio sinistro, così l'emorragia diminuisce. Perché devo essere io a dirti queste cose? Un povero mancino che sta vivendo un lutto pazzesco per la perdita del proprio braccio buono. Dio. Dio mi attende dopo una torma di zombie. Tra l'altro, ma sono mica tutti gli zombie che ho ammazzato, perché alcuni mi sembravano stranamente familiari. Mi è sembrato di. Di aver rivisto degli zombie familiari tipo la babysitter di Clem. Salutiamo il nuovo giorno, l'ultimo probabilmente. Nes aiut. È lo stesso che aveva scritto non sopravvissut. Nes aiut. Nes aiut un par de balle. Avev un brach è finit. Rimast là. Sal operator obitor. Aiut, sto ca. Certo che sei molto determinato, eh. Io mi sarei lasciato morire di emorragia, cioè basta, davvero, ma basta, ragazzi, e basta.
orme. E si è suicidato. E si è suicidato, si vede, lontano miglia. Vuoi fare il test delle macchie lì? Cosa ti sembra? Beh, mi sembra un tizio che si è suicidato. Perfetto, hai azzeccato. $50. Date $50 a sto stronzo. Se lo dici tu, osserva l'orizzonte, contemplalo. Sempre cara mi fu quest'erma torre. L'ho detta giusto. È quello di prima, quello delle orme. Non siamo in The Last of Us. Avessi avuto due braccia, magari avrei potuto pure alzarla, ma... Porta. Bravo. Non credo faccia più molta differenza, sai lì? Per quanto mi riguarda, puoi andare dove vuoi. Stai dritto con la schiena, altrimenti ti verranno altri casini. C'è un giù. Ah, ecco. Beh sì, potresti anche ammazzarti se... Ah no? Non hai questa intenzione? Ma siamo scemi. Cioè, infortunato come sono, dovrei saltare verso il campanile e salire automaticamente di 4 metri in totale opposizione alla forza di gravità. Cos'è questo tasto giù? Ah, era uscire dalla schermata. Vabbè, suicidiamoci, dai. Su, lì. Andiamo? Vai! È quello che ho detto io, ma nessuno mi ascolta. Il mio braccio. Doug, ovunque tu sia, ho perso un braccio. Perché sei morto, Doug? Ma io so che presto ti raggiungerò. La chiesa across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. I might have a way to clear us a path. Ah, la scala. La scala. La scala, ho capito lì. Non perdere energie e carboidrati, su. Che bello, sembrava il sole bambino dei Teletubbies. L'avevo già detto nel capitolo 2 con St. John. Potrebbe portare sfortuna. Forza lì. Vuoi un doppio? No. Sì, io avrei detto molto di peggio, ma va bene. Madonna, mi piace questa mentalità pragmatica del sud. L'hai fissata da Dio, sai? Grazie videogioco, mi arrampico sul campanile, non ho altre possibilità. Chiodino, corri lì, corri sì. Attenti! Ok. Io la taglierei la corda, non è che la tirerei, ma... Ok. Ness, aiut! Ness! È un'invocazione d'aiuto al Nintendo Entertainment System, mica, non lo so. Lasciate che i non morti vengano a me. Ho una parabola per voi, in testa, di Sky. Portello. Non voglio fare la fine di Ben. Gliel'ho fatta fare io la fine di Ben. Proprio per questo non la voglio fare. Non abbiamo oggetti misteriosi. Sì. Ho capito. Portello. Ma non ho nulla qui. Capito. Non fammi venire il nervoso lì. Probabilmente il nostro rapporto di lavoro finirà alla fine di questo capitolo. Lo sai, è già pronto il TFR e tutto il resto. Quindi
Non farmi scazzare proprio in questo momento. Sto qua. Non sto qua. Ah, molti butti. Molti butti. È più basso di dove dovresti... quindi ce la puoi fare, eh. Non venirmi a dare lezioni di fisica e di gravità. Non insegnavi questo a scuola. Salta. Ci sei. Ci sei. Sei. Come on, motherfucker, jump. Go ahead, jump. Oggi sono un po' giù boxaro. Di più. E uguale a mc al quadrato, lì. Ah. Cosa ho fatto? Un po' mi dispero però per quell'orologio. Potevi tagliare, potevi tirartelo via prima di tagliarti il braccio. Quando mai avresti trovato un orologio funzionante, a parte in qualsiasi negozio? È la prima andata.